Lo sport di montagna è protagonista a livello internazionale. Questa è la scommessa più volte evocata per il rilancio turistico del Gran Sasso e che comincia a diventare realtà. Un esempio è Gran Sasso Sky Race, che si svolgerà dal 29 al 31 luglio, organizzato dall'associazione SDS Specialisti dello Sport, il cui programma è stato illustrato a Palazzo Fibbioni all'Aquila. Il 29 luglio, con partenza a Forte Cerreto e arrivo a Campo Imperatore, lungo il sentiero dei Tre Valloni, si svolgerà la gara a chilometro verticale con un dislivello di ben 1000 metri, aperto a tutti i corridori che non temono le salite anche più estreme e le piste scoscese e dissestate. Il 30 luglio, nella sede del Parco Nazionale, si terrà il convegno La Montagna e le sue risorse. Infine l'appuntamento forse più atteso, il 31 luglio, ovvero il Campionato Mondiale Giovani, dove corridori d'alta quota provenienti da tutta Europa si cimenteranno nelle due specialità di chilometro verticale e Sky Race, disciplina che presuppone un dislivello del percorso di almeno 1140 metri. Gli atleti abbiamo avuto il piacere di 9 stati, fra cui la Spagna, Andorra, il Portogallo, il Sudafrica, la Svizzera, la Repubblica Ceca, Giappone, Australia e ovviamente l'Italia. Per 60 atleti dai 16 ai 23 anni che sulle varie categorie dai under 18, under 20, under 23 che faranno le loro manifestazioni, nella manifestazione le loro prestazioni e verranno premiati come ho detto il sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Valore aggiunto alla manifestazione la sinergia con l'Università dell'Aquila sul fronte della medicina dello sport. Noi siamo stati contattati da un istituto ortopedico di eccellenza in Italia, che è l'Istituto Ortopedico Galeazzi, diretto dal professor Banfi, noi come diciamo, laboratorio di biopatologia dell'osso abbiamo una collaborazione con questo istituto, siamo interessati a studiare la fisiologia dell'osso soprattutto in condizioni di esercizio fisico, quindi di attività di carico meccanico intenso, qual è diciamo, la situazione in cui si troveranno gli atleti che parteciperanno a questa gara piuttosto diciamo stressante dal punto di vista fisico.